Di Pietro, per la prima volta il destino del governo, come dire, è incerto sul serio, non soltanto nelle previsioni così che facciamo noi giornalisti, voi politici che auspicate la caduta del governo. E tra le ipotesi possibili essenzialmente ce ne sono tre: che si vada a elezioni, che il centrodestra riesca miracolosamente a cambiare in corsa il Presidente del Consiglio, oppure che si vada a questo mitico, mitizzato governo di unità nazionale che dovrebbe servire a traghettare il Paese verso una situazione economica migliore e una futura dialettica ripristinata tra destra e sinistra. Chiedo, è difficile sdoppiarsi, ma insomma una previsione e invece un auspicio. Quale di questi scenari per lei è più probabile e quale è più auspicabile? Io personalmente, e l'Italia dei Valori ritiene che sia necessario andare al più presto alle elezioni e che qualsiasi altra soluzione sia una soluzione pasticciata e comunque non in grado di produrre un risultato concreto. Quindi questa in termini di aspirazione. Lo ritengo questo perché la matematica non è un'opinione. In Parlamento o si mette PD e PDL insieme o ogni altra formazione politica è una formazione politica sul filo del rasoio, e questo comporta un rischio di il rischio concreto di non poter fare nulla di concreto. Al di là di questa aspirazione, però, la matematica non è un'opinione. Per andare a elezioni anticipate bisogna sciogliere le Camere. Per sciogliere le Camere il Presidente lo può fare quando c'è un voto di sfiducia. In questo Parlamento io non vedo all'orizzonte un voto di sfiducia, proprio perché è un Parlamento di nominati e quindi ognuno ha interesse a stare lì perché non sa se ci va la seconda volta.